Anche che parli di amore, di speranza o di amistati, surti sembra della terra. E faccia che giganti. Come presumite, non si può posare le ulliere, se è spazio. Io, ma io, ma tengo questa quattro ulliere, la sigla, la malarato. Se sembe? Sono andata a trubare la vita. Ma sono andata a malapluggia e asciugati alla fonte della yum. Della terra è eretata la speranza che mi accompagna alla sfera des dias, carregati d'ansi, cammino per gli antichi sendersi della mia iglia e gli uracchi che mi conosci, Dio resisti, cogli sillabas, coltivala dal giardinsi della mente, fesna, parola poderosa, a cantare la vita con la rata. Con la rata sono andato incontro alla vita, mi sono lavato con la pioggia e asciugato al cuore della luce. Dalla terra ho ereditato la speranza che mi accompagna nella sfera dei giorni, carico di anni. Cammino per gli antichi sentieri della mia isola, che l'uraga che mi conosce dice resisti, raccogli sillabe, coltivale nei giardini della mente, fanne parole poderose a cantare la vita. Io faccio il professore ora che mi agrada molto. E fixeu-vos che Antoni, a part d'allò que hem comentat de l'Arado, aquesta imatge del contadino que ell ha explicat també, hi ha sempre en la seva poesia i també en la de Rafael, dic Rafael, però dic Rafael, i és una reflexió sobre el fet de l'escriptura. Fixeu-vos que estava explicant una poesia i quina és la importància de les síl·labes, de les paraules, que és la matèria primera, no? La ferramenta necessària que té el poeta. Jo li demanaria a Rafael que el llegís un poema del seu últim llibre, que també parla, crec que el tens aquí precisament, que parla també de com moltes vegades els poetes necessiten parlar de la pròpia poesia i de la hipòtesi d'altres poetes. Sí. Chiedo già scusa. Se mai incontrassi un poeta, è il titolo. Un poeta non è mai certo di essere un poeta, né sa se scriverà mai altri versi. Un poeta si vergogna come un amante inadeguato, con le donne non sa mai cosa dire e a scuola si nasconde all'ultimo banco. Un poeta scrive solo ciò che non sa dire, tu non farlo parlare, scomparirebbe in quello stesso istante. Aggiungo qualcosa rispetto a quello che ha detto Tonino. Io arrivo alla poesia, devo dire, molto tardi o molto presto, dipende dai punti di vista, nel senso che quando ero bambino avevo in testa la figura mitica di uno zio che abitava qui ad Alghero, Rafael Sari, lui sì poeta, rispetto a me intendo, e quindi ero, come dire, affascinato dall'idea di questo zio che scriveva poesie e che riusciva a comunicare con una forma così bella, così armoniosa come la poesia. Le sue poesie in casa circolavano perché, anche se non aveva ancora pubblicato libri, all'epoca pubblicava sulla Nuova Sardegna, quasi sempre c'era la traduzione in italiano, gli articoli arrivavano a casa e quindi si leggevano le poesie di zio Raffaele. E allora, probabilmente come fanno i bambini, come è normale che facciano i bambini, io scimmiottavo un po' e scrivevo anch'io le mie stupidaggini imitando zio Raffaele. Poi è capitato